In Italia, i laboratori del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente svolgono, secondo le leggi, attività di controllo e monitoraggio ambientale. Centinaia di migliaia di campioni di suolo, di aria e di acqua sono analizzati ogni anno. Dall'analisi di questi campioni sono prodotti milioni di dati che devono essere affidabili e riproducibili in tempi e luoghi diversi. I dati devono anche essere adeguati allo scopo per cui sono raccolti. Da alcuni di essi, infatti, dipendono importanti decisioni, come ad esempio la chiusura al traffico di una città. E la strumentazione e il metodo di misura impiegati devono essere adatti al tipo di decisione da prendere. Nel loro insieme, i dati sono utili per conoscere la qualità dell'ambiente in cui viviamo e per verificare il rispetto delle leggi ambientali, ma anche per poter definire politiche a tutela dei cittadini. Per questo, inoltre, serve un linguaggio chiaro ed univoco, fatto di termini e concetti di cui si condivide la definizione, in modo da evitare, tra gli addetti ai lavori, interpretazioni errate o ambigue.